la musica. Nel senso, io poi ho sempre pensato che con la musica che proponevo io ovviamente non cercavo un risultato di questo tipo. E tutto è andato oltre le aspettative, ma anche perché a sorpresa è arrivata anche sia la produzione di Tiziano che Non ti scordar mai di me, certo. Per cui c'è stata questa evoluzione. Però pensavo, non miravo ad un successo così, un esito così. E tutti mi dicevano, vabbè, le canzoni che scrivi tu, magari una piccola fetta di pubblico, va bene. Non è che... E invece... sono scelte. E crescere non ti rendo forte. Quanto sacrificio. Beh, Tony è giovane, anche Ilaria è molto brava. Anche Ilaria è giovane. Ma no, carina. Poi sai, uno può essere anche bravissimo a cantare, ma la differenza la fanno le canzoni che canti. Cioè, non è che. La tecnica conta fino a un certo punto, conta il pezzo e conta la personalità. Cioè, secondo me, la tua stessa canzone, cioè Non ti scordar mai di me, cantata da un cantante normale, probabilmente perdeva il 50% dell'appeal. E anche questo tuo modo strano di cantare, particolare, che l'ha fatta emergere poi così rapidamente, tra l'altro. Sì, sì. Un po' ti parla uno stronzo, nel senso che io sono uno assolutamente prevenuto nei confronti di certe cose, ma quando mi dicevano X Factor così, no, proprio... zero. Ma io mi sono innamorato la seconda volta che l'ho messa la canzone. E anzi, poi mi sono trovato un sacco di volte a difenderti da tutti gli stronzi come me che per il pregiudizio dicono no, quello è arrivato a successo grazie a X Factor. Cioè, X Factor è stato il binario, ma se non c'era il pezzo, se non c'eri tu, non eri qua adesso, insomma. Sì, ma all'inizio sai, anch'io pensavo per X Factor, ovviamente quando si parla sempre di contesti televisivi c'è sempre un po' la paura perché potrebbe essere un rischio e lo è, e non sai mai, però io ho detto vabbè, però tu cosa avevi da perdere? Esatto, 29 anni, ormai avevo bussato tutte le case discografiche e ti dicevano sì, però succedeva mai niente. Pazzesco. Allora è stata quella l'occasione che... quello ha fatto la Grimaldello, poi... La realtà vera è stato l'incontro fra te e Tiziano. Sì. E poi Tiziano in questo momento ha una maturità artistica. Sì, ha un tocco magico. Cazzo, c'ha una capacità di scrittura adesso fantastica. Sì, è fantastico. E anche un'originalità. Sì. Okay. Bene. Questa era La Scala, The Ladder, dal disco nuovo di Giusy Ferreri che è con noi questa mattina, che si chiama Gaetana, come tua nonna. Sì, esatto. E come anche il mio secondo nome. I genitori hanno voluto darmi i nomi delle due nonne. Però non l'ha mai usato nessuno. Sì, esatto. Nome. È appunto per quello che ho voluto utilizzare appunto per artisticamente, perché è stato un nome che è stato tralasciato. Ma di prenderla in giro, che te c'è più l'accento milanese di lei. Cos'è che vuoi sul Pasquale? Vada lì, ciappetta. No, è vero, c'è questa nonna, insomma, che c'è ancora, sì. Ovviamente. Sì, cioè, ha compiuto 74 anni domenica. Vabbè, ogni età più o meno. Adesso è qua in vacanza, è arrivata da Palermo. Che è orgogliosa di questo, immagino. Sì, vorrei vedere. Sì, quindi tu ti chiami Giuseppa Gaetana. Yes. Giuseppa Gaetana. Penso questa che canzone... nome, che fantasia che hanno avuto i miei genitori, mi hanno fatto ciao, un bel dispetto. Questa canzone è stata scritta da Linda Perry. Sì. No? Linda Perry è quella delle Four Non Blondes. Sì, sì. Ecco, quella delle WhatsApp. Che ha un timbro di voce... Posso definirlo simile al tuo, insomma, no? Mi farebbe piacere. L'hai cantata mai WhatsApp tu? Sì, sempre. Ci puoi fare il ritornello di WhatsApp qua per radio? E nasce what's going on? Vedi? Però è abituata a sé Linus e Nicola. Già, c'è anche nella nostra sigla. Ma io dove l'hai conosciuta? L'hai cercata tu? L'hai voluta tu? Sì, allora, come tante sorprese che sono accadute in questo periodo, tra queste, al primo incontro con Tiziano Ferro, eravamo lì in studio di registrazione da Michele Canova, allora ci siamo confrontati un po' sui gusti musicali
e mi ha detto: io ho sbirciato il tuo MySpace, ho visto che ti sei messa la fotografia di Linda Perry come prima amicizia, e così, tanto per prendere un po' in giro, e fa: perché è tua amica? Io, mia cantante preferita, ovviamente il mondo di internet un po' amplifica le cose, e tra l'altro avevo scritto: come sogno in futuro mi piacerebbe lavorare con Linda Perry, come se, cioè, da quella pagina si potessero realizzare davvero i sogni. E lui mi ha detto: sai che anche per me Linda Perry è la numero uno, proprio a livello di composizione musicale, ha scritto dei grandi successi. E da lì in poi si stavano già organizzando per farmi una grande sorpresa, che praticamente tramite le edizioni e grazie a Roberto Mancinelli, così segretamente sono andate a chiedere se c'erano delle canzoni a disposizione per degli artisti italiani, in questo caso me. Hanno mandato, hanno inviato un po' di curriculum e tutto, il CD, e di conseguenza Linda Perry ha risposto bene e ha detto: unica cosa che non ha mai cantato nessuno le mie canzoni in italiano, e io ho paura che venga stravolto il significato delle mie canzoni. Non voglio sapere come. Esatto, per cui responsabilità di Tiziano di fare un testo, fare che un testo che accuratamente bene. Sì, esatto. Però poi le è piaciuto e ha approvato. Sì, sì, bene, sì. The Letter. Alla grande. Senti, sono arrivati 8 milioni di messaggi di complimenti. Adesso non te li sto a leggere, magari te li stampiamo, te li porti via. Wow. Ce n'è uno che è un po' la sintesi, che è questo, di questo ragazzo che dice: oltre a essere l'idolo di mia figlia che ha 2 anni e mezzo, sei il sogno dell'Italia che lavora. Sei grazie. Sei uno di noi, ti vogliamo bene. Grazie mille, che bello. Senti, che dici? Beh, promossa pieni voti. No, ma soprattutto veramente non si scompone. La vedo, le può anche, secondo me, anche alla notte degli Oscar. Ma niente, cioè, mandato l'Oscar e ne parlavo. Niente, come va bene. Successo? Mannaggia, mi manca l'autocontrollo. Che... Ma no, ma vai bene. Cioè, il giorno in cui ti vediamo con l'autocontrollo, basta, ti morsichiamo, basta. Grazie, brava, complimenti. Ciao. Gaetana e il suo primo CD. Grazie. A domani. Ciao, Giusy. Ciao. Ciao. Paradiso tu vivrai, come sonno nella Rai, se ti accorgi che c'è radio DJ, a te di Coralino, la 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 la. Buongiorno a tutti amici che stanno radio DJ. Ma buongiorno Linus. Buongiorno Nicola. Ma che meraviglia. Doppio pollice su, 2 thumbs up. In regia c'è Alex Farolfi. Ma figurati, Alessandro. La Sara, la Lara, la Vale, Mario De Santis. Compagno Mario. Buongiorno. Ma è vero che radio DJ si vede? Si vede e si sente. DJ chiama Italia.